Bentornati nella mia Horror Passion Night. Questa sera giocheremo a un gioco veramente spaventoso. Questo è The Descent. Che puttana! Eccolo qua. Mamma mia, ho già un po' paura. Appena laureato in giornalismo, torno nella mia città natale ossessionato dalle narrazioni agghiaccianti che avvolgono la miniera di Rockwell. Queste storie inquietanti perdurano da anni e la loro oscurità getta ombre sulla comunità. Attingendo alle competenze e alle conoscenze acquisite nei miei studi, sono ora pronto a svelare la misteriosa storia che nasconde i segreti nella miniera. Mentre mi avventuro nel mio rapporto di indagine inaugurale incentrato sugli incidenti della miniera di Rockwell, spero che la fortuna favorisca qualcosa e non ho letto. Porca miseria. Deve essere successo qualcosa in questa miniera di Rockwell. Lui è già al lavoro. La Madonnina ha pianto. Direzione miniera di Rockwell. Mamma mia, l'atmosfera è buia e tenebrosa. Premere F, premiamo F. Vediamo la. Ah, vabbè. Diario aggiornato, premere tab. Guardati intorno per trovare uno strumento per sbloccare il cancello d'ingresso. Ma qua mi sembra che non ci sia nulla di importante. Scusa, partendo dalla mia macchina, sì. Oi! Se io vado dritto non c'è assolutamente niente. Ok, non c'è la chiave? Ah, sono scomparse delle persone. Tragedia nascosta nella miniera. Vediamo se si può girare in qualche maniera. No. Ah, ok, il gioco ci impedisce di andare in determinati punti attraverso un fossato. Quindi penso che la mappa che possiamo, la strada che possiamo percorrere comunque è delimitata, quindi ci sarà qualcosa qui intorno. Contro il sinistro per accovacciarti. Perché? Le cesoie. Sento dei rumori strani ogni tanto. Devo andare a bagno. Scappa dai cacchiari. Non si apre. Non si apre. È aperto. C'è qualcuno? Allora, ho trovato delle cesoie. Immagino che mi possano servire per tagliare delle piante. Ma qua è dove sono? È qua dove sono io? Ah, ho fatto il giro. La ruspa di Salvini! Zingari, andate a casa! Che cazzo è stato? Dove devo andare? Scusa, con le cesoie, io adesso di fatto. Ah, forse. Ah, certo. Ah, perché pensavo che qua ci voleva una chiave. Diario aggiornato. Indaga sulla miniera. Ma che mo casco di sotto? Oh, vai. Vai, vai. Chi è? Breaking news. Il giornale. Read. In italiano? Ah, sì. Leggende infestate emergono da una miniera abbandonata in un giorno di inquietante inspiegabile. Un giorno di inquietante e inspiegabile. La miniera abbandonata di Rockwell ha rivelato un arazzo di leggende infestate. Se questi qua hanno tradotto con Google Translate, perché non so. C'è qualcuno? Posso dire che comunque l'atmosfera è bella. Il governo chiude la miniera di Rockwell in mezzo al crescente numero di morti e minatori scomparsi. Il governo chiude la miniera di Rockwell in mezzo al crescente numero di morti e minatori scomparsi. Con un'azione attesa da tempo, il governo ha preso la decisione di chiudere la miniera di Rockwell. In seguito a una serie di tragiche morti e la misteriosa scomparsa di oltre 100 minatori negli ultimi anni. Insomma, ci sono una serie di sparizioni e di morti e di morti sospetti in questa miniera. Sta a noi quindi scoprire. Ma vaffanculo. No. Ma questo è Dogmeat di Fallout.
È bloccata perché? Perché c'è questo. Questo io non posso. Ok, quindi devo spostare questo. Ah, perché forse c'è il freno. Qua non si apre. Beh, ma scusa, se non devo andare lì, dove devo andare? Oh! Hello? Allora, prima di andare di sopra io farei un giro di sotto. Questa si apre? Mi sto cagando abbastanza addosso. Ma mi sembra che qui sotto non ci sia niente. C'è un giornale, vediamo. Ma che cazzo? Ma siamo matti? 10 minatori trappolati in una miniera abbandonata. Di Rockwell, professionisti esperti affrontano una situazione pericolosa in profondità nella miniera abbandonata. La comunicazione è stata interrotta. John Patterson, proprietario della Rockwell Mining Company, collabora instancabilmente con le autorità per garantire il ritorno sicuro dei minatori, sottolineando la massima importanza del loro benessere. Mentre il mistero si approfondisce nel corso delle ore che diventano giorni, la comunità attende con ansia la fuga dei minatori. Il calvario imprevisto della miniera di Rockwell solleva domande pressanti sul ritorno dei minatori esperti dalle profondità abbandonate, aggiungendosi all'incertezza che circonda questa difficile situazione. Quindi loro li vedevano i minatori, cioè alcuni sono morti. Alcuni sono morti e tanti sono scomparsi, ma loro di fatto sapevano dove erano e tentavano di recuperarli. Nota. Non è colpa di nessuno, ma l'inevitabile accumulo di metano della miniera è come una bomba a orologeria. Le letture sono andate fuori scala. A tutti viene detto che la loro attrezzatura va bene e ci assicurano che si dissiperà. Quindi ci incoraggiano a continuare a lavorare. Forniscono una scusa per l'interferenza magnetica, ma non riesco a scacciare la sensazione che mentre scendiamo più in profondità nella miniera potremmo interrompere qualche tipo di segnale. Ma cosa succede se mi sbaglio e basta una sola scintilla per cancellarci dall'esistenza? Dovrei sollevare queste preoccupazioni? Oi! Oh! Ma quindi? No, adesso mi giro e si apre e compare qualcosa. Cos'è? Un porco! No, dai. No, 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 dai. No, non mi spaventare. Chi è? No, ma hanno chiuso te. No, devo andare di qua. Mi cago. Ma lo sentite? No, non lo sento solo io, eh. No, 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 no. No, 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 vieni fuori. Oh, porco! È qua? No. No, 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 no. No! È qua? È qua? No, no, no. Là in fondo cosa c'è? Oh là là! Questa non la sapevo. Ah, vedi? Ah. Posso fare le fotografie? Ma guarda! Scusa? Perché prima non si apriva? Che puttana! Ma è scemo, ma mi ha ansimato negli nell'orecchio il coglione. Ma è stupido? Ma è stupido questo qua?
Ma è deficiente. Trova un fusibile per accendere il generatore. Cazzo, potevo fargli la foto. Io e un gruppo di compagni di lavoro ci siamo avventurati più in profondità nella miniera. Il loro compito era avviare un'esplosione controllata in una nuova sezione della roccia. Come da istruzione sono rimasti indietro, essendo il nuovo arrivato. Circa 10 minuti dopo ho sentito il rumore assordante delle esplosioni. Quando i soccorritori finalmente raggiunsero i minatori, scoprirono che solo Harry Dogald era sopravvissuto. Tuttavia, non era più la stessa persona di una volta. Qualcosa era andato terribilmente storto in quelle profondità. Non posso fare a meno di desiderare che ci fosse qualcosa che avrei potuto fare per loro. Ok, titolo. No, chi è che ansima? In una sconvolgente svolta degli eventi sono emerse prove di manomissione deliberata delle infrastrutture della miniera abbandonata di Rockwell, lasciando la comunità sconcertata interrogandosi sulle motivazioni dietro questo atto sinistro. Quando un nuovo turno di minatori viene accolto nella miniera, ciò che hanno scoperto andava oltre i loro peggiori incubi. Mentre si avventuravano più in profondità negli intricati tunnel della miniera, divenne chiaro che l'integrità strutturale della miniera era stata compromessa. Le travi di supporto erano state intenzionalmente indebolite, i passaggi bloccati e le apparecchiature di sicurezza critiche manomesse. Quali ulteriori motivi si nascondono dietro questo atto calcolato? C'è un tesoro nascosto o una risorsa preziosa all'interno della miniera che qualcuno è disposto a fare gli estremi per proteggere? Le squadre di soccorso e le autorità locali sono ora in massima allerta mentre tentano di attraversare gli insidiosi tunnel e ripristinare la sicurezza della miniera. L'indagine su questo atto deliberato di sabotaggio è in corso e l'opinione pubblica attende con ansia le risposte. Insomma, quindi è stato un atto premeditato. Ma io non capisco se è il protagonista che ansima. Ma dove cazzo? Ma che cacchio succede? Devo trovare un fusibile. Qua non si apre. Ah, c'è la scala. Ah. Salto. Ah, cassetti. Ah, posso aprire gli armadietti anche, vediamo. Il fusibile. Un crollo imprevisto delle porte della miniera ha lasciato i minatori di quella sezione senza via di fuga. È stata rapidamente organizzata una missione di salvataggio coraggiosa e audace, ma sono emerse complicazioni inaspettate che hanno rappresentato ulteriori minacce sia per i soccorritori che per i minatori intrappolati. Uno dei nostri compagni minatori si è avventurato di nuovo nella sezione bloccata con l'obiettivo di raggiungere Jack, che si trovava più in profondità nella miniera, ma poi si è verificato un altro crollo. Non ce l'hanno fatta e tutto ciò a cui ho assistito è stata la morte. Avrei dovuto essere io quello lì dentro. La mia sanità mentale sta svanendo e se i tentativi di salvataggio falliscono, metto in dubbio lo scopo di tutto ciò. Ok, ho trovato il fusibile, mo' devo riuscire a scendere senza cagarmi addosso. Ci riuscirò. Guardiamo giù. Ma dove devo mettere? Ah, qua! Ok. Zic! Non mi giro! Oh! Oh! Siamo matti? Devo andare lì. No, forse devo prendere l'ascensore. Sicuramente devo prendere l'ascensore, ma mi sa che non funziona. Cosa sono questi rumori? Cagando addosso, cazzo. I minatori si stanno ammalando a un ritmo allarmante. Uno di loro si è ammalato gravemente al punto da tentare un attacco ad altri oggi.
Un piccone nelle mani di un malato può causare danni significativi. Fortunatamente John, essendo di gran lunga la persona più grande del gruppo, riuscì a sottometterlo rapidamente. La domanda che incombe nelle nostre menti è: cosa si sta svolgendo nelle profondità della miniera? Ok. Allora, dietro di me sta succedendo qualcosa. La porta non si apre! Ha smesso, ma c'era qualcuno comunque lì. Ci sono le radiazioni qua. There is no key. Key? No, ma ha chiuso dentro. No, non posso. Devo andare lì. È aperto. No. Cos'è stato? L'attrezzatura di comunicazione dei minatori funziona in modo imprevisto, provocando confusione e interruzione nel coordinamento durante quella che avrebbe dovuto essere un'operazione di routine. Di conseguenza, Tom deve affrontare la colpa dell'esplosione, poiché ha dimenticato di ventilare adeguatamente le linee del metano, che alla fine hanno portato al collasso catastrofico. Insomma, qualcuno si doveva occupare della manutenzione. E non l'ha fatto. È lui? Apri! In questo regno contorto, la morte sembra l'unica via di fuga da questo incubo vivente. Sento l'oscurità avvicinarsi e non sono più sicuro che esista un modo per tornare nel mondo dei vivi. Spero che mi perdonerai per i miei peccati, Roberto. Ma cosa cazzo sta succedendo? Devo andare in fondo a questa storia! Pip! Dal momento che ho aperto questo non sono più tornato indietro, tipo, proviamo. Magari adesso che ho acceso la luce ho sbloccato qualcosa. Ma perché fanno così? Sti giochi? Perché ci sono le chiavette piccole piccole in giro da trovare? Wow. Le nostre radio sono diventate frustrantemente inaffidabili al di sotto di una certa profondità, lasciandoci sempre più isolati qua giù. La situazione è degenerata in discussioni mentre esprimiamo con insistenza le nostre preoccupazioni. I nostri superiori, tuttavia, restano irremovibili e insistono affinché tutto funzioni perfettamente. Se è così, allora continuiamo a perdere la comunicazione mentre ci avventuriamo più in profondità nella miniera? Tommaso, c'hai ragione, effettivamente. I minatori si stanno rivoltando tra loro. In una frazione di secondo qualcuno sembra perfettamente a posto e il momento successivo lancia attacchi a sorpresa da dietro. Ciò sta accadendo a un ritmo allarmante. Le autorità sostengono che sia dovuto al consumo eccessivo di alcol e avvertono di un potenziale licenziamento se continua così. Vabbè, traduzione un po' quello che è. Non capisco, non hanno mai combattuto tra loro, anche quando erano ubriachi.
Insomma, presi dallo sconforto, hanno cominciato a bere come degli animali. Adesso me ne vado e si apre, sicuro? Sicuro. Cioè, non penso che qua ci siano chiavi. Ecco, mi sta scattando il gioco, vuol dire che sta per succedere qualcosa, secondo me. O cosa? Chi è? Cosa? Ma sento masticare. Un bollitore. Ah, eccolo il bollitore. Porco! C'è qualcuno? No, no, no. Si è riaperta. Chi è? Ciao. T'ha preso, figlio di missa, che non è molto amichevole. Ce l'ho dietro? Mi insegue? Devo andare su da lui? Oh, è lì. Porco Giudo. Lo sapevo io. Sì, ma la chiave? Oh! Chi è? Chi è che fa sti rumori? C'è la finestra aperta, forse è di lì che devo passare. Sì, penso di sì. Ah no? Devo scendere allora. Perché qua dentro non si vede. Ah! Oh! Ma è impiccato. L'esplosione ci ha colti di completa sorpresa. Stavamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro quando improvvisamente è scoppiato il caos. La squadra stava sgretolando diligentemente la roccia e tutto sembrava routine, ma quando ho guardato oltre, alcuni minatori provenivano dalla sezione più profonda e si stavano dirigendo verso di noi. Mentre si avvicinavano ho sentito delle urla e poi, sorprendentemente, un candelotto di dinamite ha preso fuoco ed è esploso. Cosa diavolo sta succedendo qua giù? Sono grato di essere a circa 50 piedi di distanza, dandomi la possibilità di correre in un altro tunnel per sicurezza. Eh sì, insomma, stanno succedendo cose un po' inquietanti, un po' particolari, signore. Ma delle bare? In una miniera? Serio? Questo è un cadavere. No, questo si aria. Ah, no, scompare questo. No, questo scompare dopo. Questo mi insegue. Oh, la chiave. Leggo. L'esistenza qua giù è un incubo e il confine tra realtà e soprannaturale è diventato irriconoscibile. Non posso più sopportare il tormento. Ah, si è impiccato. Ok? Pippo, 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 Pippo. Cos'è stato? Ma cosa ca... Ma che ca... Oh! Ancora, ce li ho vicini.
Devo correre? Corro! Per aprire la sala di controllo! La sala di controllo! Qua, quindi, non mi ricordo più. È questa? Hello? C'è nessuno? Chiudi sta porta. Ultimamente abbiamo assistito ad un insolito picco di crolli e non si tratta di cambiamenti tipici. Qualcosa in loro semplicemente non quadra. Gli ispettori sono stati diligenti, assicurandoci che tutto è stato ricontrollato dai migliori professionisti. Voglio credergli. I muri vantano travi di sostegno molto spesse e in queste zone non dovrebbero verificarsi crolli. L'ho visto con i miei occhi e altri esprimono le stesse preoccupazioni. È come se disturbassimo qualcosa in profondo, nei profondi in questo posto. Non posso più ignorarlo, devo trovare una via d'uscita. Questa mia non mi sembra giusta. Mia? Un'altra chiave? Ah certo, la chiave dell'ascensore. La corrente e il... la porta dell'ascensore, questo? Nel profondo della miniera regna un'inquietudine inquietante. Fa un po' ridere questa cosa. Tra i lavoratori. Ogni volta che lavorano nelle miniere più profonde ritornano con un comportamento irregolare e aggressivo. È come se la pressione del profondo li stesse raggiungendo, ma la causa esatta rimane un mistero. Questo è un fenomeno diverso da qualsiasi altra cosa abbia visto nella mia vita. Cosa? No, vi prego, lasciatemi in pace un po'. Dai, voglio solo andarmene. Voglio solo capire cosa vi è successo. Se riesco vi aiuto. Corro, corro. Corri, 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 corri. Sì, corri, apri, vai. Chiudi, chiudi. Pigia. No, 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 no. No, 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 muoviti! Ma dove cazzo siamo finiti? Ah, siamo giù nella miniera. Mi sembra che qua non ci sia niente da esplorare. Di qua. Niente. Uguale. C'è nessuno? C'è della paura? Del terrore? C'è una porta chiusa però. There is no key in inventory. Dove la vado a cercare io una chiave? Ma qua non posso entrare. Là non posso andare, quindi. Qua? E allora mi tocca fare così. Oh. Ah, forse ho sbloccato la porta. Ah, lì si è illuminato qualcosa. Vediamo, forse si è sbloccata la porta adesso. No? Scusa, e quindi? Di qua? Di qua non si può passare. Non posso spostarlo. Ah no. Vediamo. Ah, di qua si può andare. C'ho già paura. Vediamo cosa mi capita. Cos'è? Beh, un altro ascensore. Un foglietto. Vediamo. Nei tunnel più profondi suoni inquietanti e inspiegabili mi hanno tormentato di notte e questo sta iniziando a mettere a dura prova alcuni ragazzi. Ho sentito questi rumori inquietanti più volte nel giro di poche ore. Tuttavia, quando chiedo informazioni, tutti mi congedano, come se non potessero sentire questi suoni. È quasi come se i rumori esistessero solo nella mia mente. Come può essere? Cosa sta succedendo qua giù? Adamo. Allora, di qua non c'è nessuna strada.
C'è un foglietto, proviamo a leggerlo. Cos'è? Entità, qualcosa controllava i minatori. Non hanno mai rappresentato una minaccia prima. Questo è impossibile. Conosco Jack da anni e non farebbe del male a una mosca. Eppure ha picchiato a morte Brian senza pietà. Oppure sto vedendo delle cose. Deve essere qualcosa di profondo nella miniera. Qualcosa li sta manipolando. I loro suoni e le loro apparenze inquietanti, che svaniscono dentro e fuori dalla realtà, stanno cominciando a innervosirmi. È tutto nella mia mente o sto davvero impazzendo? Cosa devo manipolare qua? Qualche cosa? Non mi fa fare niente. Mi sa che devo trovare qualche aggeggio da mettere. Ma probabilmente reagire con la porta. Oh, è aperto! Trova la leva e il fusibile per azionare l'ascensore. È un altro ascensore. Oh! Ma scusa, mi serve una chiave qua, una chiave là? Ma l'ho letto questo. Ah, sì. Scusa, mi serve una chiave qui e una chiave lì. Non so cosa devo fare. Mi servono un sacco di chiavi, ma non ci sono posti in cui andare. Cioè, l'unica è sta porta, ma non c'era prima. Ah, sono tornato qua. Uè, uè, uè. Oh, cosa devo fare? Cosa succede? C'è un foglio. Oggi è stata una giornata indimenticabile che porterò per sempre nel mio cuore. Vedi, era il mio compleanno e invece dei soliti festeggiamenti avevo in mente qualcosa di straordinario. Ho chiesto di passare la giornata con mio padre, che lavora alla miniera Rockwell. Mentre scendevo nelle profondità della miniera, l'eccitazione cresceva in me. I minatori, noti per i loro volti ruvidi e le mani macchiate di carbone, mi hanno accolto a cuore aperto, trasformando i bui tunnel industriali in un magico paese delle meraviglie con le loro decorazioni improvvisate e giochi di società creativi. Il tempo trascorso insieme nella miniera è stato pura gioia e cameratismo. Questi minatori, solitamente duri come il ferro, hanno rivelato i loro lati più teneri, condividendo storie di coraggio e resilienza. Mentre noi scattavamo innumerevoli foto per catturare la felicità e il loro stare insieme, che hanno caratterizzato questa giornata. Ok. Lo sapeva, non lo sapevo io. Mi giro? Nelle profondità della terra le nostre celebrazioni sembravano uscite da un libro di fiabe. Le risate dei minatori risuonavano attraverso il tunnel, creando una sinfonia di gioia che soffocava l'oscurità circostante. Mentre stavo lì con il cuore colmo di contentezza, mi sono reso conto che non c'era nessun altro posto in cui avrei preferito essere. Questa celebrazione del compleanno, unica e indimenticabile nel profondo della miniera di Rockwell, è stata un'esperienza davvero straordinaria. È stato senza dubbio il modo migliore per celebrare il mio giorno speciale. Cordiali saluti, Emma Wilson. Oh! Mi fate uscire? Aiuto! Oh! Salve! Ciao! Ciao! Che
che cazzo sta succedendo? Se c'era una chiave io non l'ho trovata.